Siamo qui a Refrontolo e siamo alla 48esima mostra dei vini. Siamo con il presidente Walter Scappol, che è presidente della Proloco. Walter, raccontaci un po' come si svolge questa manifestazione. Sì, hai detto bene, siamo alla 48esima edizione. La nostra è una rassegna di vini di OCG spumanti del territorio, prosecchi e anche una nicchia del Refrontolo Parsito, perché questa è l'isola, la famosa isola del Marzemino, quindi nella nostra mostra potete trovare anche il Refrontolo Parsito, quindi un vino d'eccellenza del territorio nostro, proprio qua di Refrontolo. Vediamo dal volantino che ci hai dato poco fa, un'edizione ricca di avvenimenti, raccontacene un po'. Sì, abbiamo un'edizione ricca di avvenimenti, alcuni che vengono copiati dagli anni scorsi perché ci hanno dato tanta soddisfazione, come alcune serate culinarie, alcune nuove che proponiamo quest'anno, come una serata del pesce, una serata della costata. Speriamo bene, anche nel tempo sicuramente deve fare la sua parte, perché qua è fondamentale che ci sia il bel tempo, insomma, ecco, su una manifestazione così. E in più abbiamo una sorpresa all'ultimo giorno della mostra. Sì, quest'anno abbiamo raccolto l'appello dei spingitori di poter ospitare una tappa del Palio delle Botti. Un impegno veramente grande per noi, perché è importante e anche laborioso da quanto... Però ce la mettiamo tutta e siamo curiosi anche noi di vedere come verrà questa prima edizione del Palio delle Botti qua a Refrontolo, insomma, ecco. Walter, noi ti lasciamo al lavoro, però non per ultimo qualche ringraziamento e appuntamento ai prossimi impegni. Certamente, ecco, volevo ringraziare intanto l'amministrazione comunale e tutti i volontari che vengono a dare una mano alla Proloco, e questo ci fa molto piacere perché abbiamo un gruppo di giovani quest'anno che ci dà molte soddisfazioni e speriamo che continuino, che si innamorino anche di questo mondo del volontariato e del mondo delle Proloco. Come ha detto poco fa il presidente della Proloco Walter, nell'ultimo giorno della mostra ci sarà la quarta tappa del Palio Nazionale delle Botti. Siamo qui con un componente del comitato organizzatore, Roberto De Stefani, e con Andrea Bellè, che è capitano della squadra di Refrontolo. Partiamo con Roberto. Roberto, raccontaci un po' come si svolgerà questa tappa. Ma più che come si svolge, vorrei ringraziare subito Vallo TV per essere qua presente e il presidente Walter Scappol, che mi ha dato la possibilità di spiegare bene com'è il Palio delle Botti. Che dire, 48esima mostra del vino. Un evento già avanzato. Non mi fermo sul programma perché il programma lo trovate scritto qua e do subito la parola al nostro capitano. Andrea, la parola a te. Qual è l'impegno che sarà profuso in questa edizione? Come ha detto Walter, è una grossa scommessa per noi, per l'organizzazione, perché è una tappa a livello nazionale, arrivano ben 11 squadre da tutta Italia. Ringrazio la Proloco di Refrontolo che si è fatto carico della maggior parte dell'organizzazione di questo evento e un po' tutte le associazioni, perché sono coinvolte le associazioni, la comunità. È un evento che ci assimila un po' tutti, ecco, che raggruppa un po' tutta la comunità di Refrontolo. Siamo un po' scaramantici, si sa che non si può dire quali sono le squadre che temete, cosa puntate? Beh, logicamente si punta sempre a vincere, però le squadre, qua ci sono squadre forti che vengono a correre, quindi forza Refrontolo sempre comunque. Quindi ringraziamo Roberto e Andrea, diamo appuntamento agli spettatori per venire a visitare la 48esima edizione della Mostra dei Vini e per il 7 maggio a venire a vedere la quarta tappa del Palio delle Botti.